Gli studenti britannici dichiarano guerra al governo Cameron. Sono scesi in strada a Londra per dire no all'aumento delle tasse universitarie. La mobilitazione nazionale, la prima dopo la grande manifestazione di 2 anni fa, che si era conclusa con scontri e barricate, ha visto una partecipazione di circa 10.000 persone. Gli studenti provenienti da tutto il paese sono contrari all'aumento delle tasse universitarie e chiedono al governo un cambio di rotta a garanzia dell'educazione e del lavoro. Corteo tranquillo, ma non sono mancati episodi di violenza nei pressi della sede del Partito Conservatore. Dobbiamo elaborare un diverso approccio ai problemi della società in vista delle elezioni legislative del 2015. Una società in cui si investa denaro pubblico nell'educazione, in cui non ci saranno tasse sui corsi, in cui sia reintrodotto l'assegno di mantenimento. Queste sono le cose che dobbiamo proporre ai politici. Senza l'assegno governativo non sarei andata al college lo scorso anno. Ora l'hanno cancellato, è assolutamente ridicolo. La povera gente non potrà più avere pieno accesso all'istruzione. Il governo conservatore ha triplicato le tasse universitarie. Nel mirino della critica, i liberal democratici che avevano promesso in campagna elettorale di non aumentare i costi dell'istruzione.